Ragazzi, siamo ufficialmente arrivati ad Amsterdam. Giorno, diciamo, 2, ma sarebbe 1. No, ieri era l'1, siamo arrivati atterrati ieri sera. Quindi, vabbè, questo sarebbe il giorno 2, ma il giorno 1, vero? Decidete come vi pare. Giorno 2, ieri sera tutto a posto. In camera c'è un buon odore, perché hanno qui... Sì, ma devi essere più sintetico, Non posso se no. Ah, in Amsterdam hanno gli ostelli con le camere senza finestre. Cioè le camere diciamo le finestre ma sono chiuse, non si possono aprire. E ora andiamo al Ritz Museum. Come? Andiamo al Ritz Museum e andiamo a mangiare i pancake. E poi dopo ve lo faccio sapere più tardi. Ciao. Abbiamo comprato 6 biglietti, però mi manca una persona che non viene con me al museo. Guido, dove vai? Siamo al museo. Scusa. Devo organizzare gli appuntamenti di lavoro per la settimana. Lavori? Voi ci vedete. Ma sapete quando vado in ferie mi arriva per richieste quando sono. Decide di Gabri, voi ci vedete tipo Gabri? Sì. Dopo ieri sera. Torniamo in quartiere speciale. Speciale. Dopo ci farà sapere. Giorno 2, inquadra di là, abbiamo preso il treno da Amsterdam, direzione Mulini di Zizvegas, e tutto molto bello, abbiamo fatto l'azione in ostello, era molto buona, a buffet 7 euro, tanta roba. Tanti beans. Buongiorno. Giorno 2, che fai diario di bordo? Belli. Buon inizio di fine. Oggi giorno 2, belli. Descrivici la giornata, col mulino. Mulino, allora, bello il mulino, si via per fare la farina. Però non ci vivrei. Tutto qui, giorno 2 non ci descrivi giorno la giornata? No, e dopo improvvisiamo oggi. Oggi non seguiamo nessun piano. Che fa venire voglia di qualcosa di dolce. Sono dolino di cacao. Voglia di dolce. Dolce, avevamo detto dolce. Hai detto un dolcino. Dolce. Non voglio più macchina di cacao, ragazzi. Dai, via, mangiamolo. Fai selfie di selfie. Bastone di bastone. Vabbè, che bel buco. Quindi cosa c'è da dire? Giorno 2? Sei il giorno 2, quindi. Sì, 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 sì. No, se Gabriel ha sta facendo il diario del giorno 2. Giorno 3, qui la serata di ieri sera ha portato consiglio, stanno parlando di politica, non so cosa è successo nei loro menti, ma non so
Forse abbiamo speso poi. Forse il conto dell'indianino, forse il conto un po' troppo salato. Era un po' spicy. Forse era un po' spicy il conto, non lo sappiamo. Cosa succede dopo? Casino? Forse il casino che non avevamo mica un cazzo, abbiamo perso tutto. La discoteca e non c'era nessuno. La discoteca tutta piena di uomini e basta, senza donne, prima discoteca nel mondo mai vista in questo modo. Tutta musica techno. Techno a palla che era inascoltabile. Scarpe si incollavano, non lo so. Ritorno a casa alle 4 con il nostro amico Bangotto. Non lo so, sta di fatto qui stava facendo il pulito. Mangiare ogni tanto. Io mi oggi non ho bisogno.